Ferriti, siamo in un clima di Halloween, siamo in un clima di horror, e io Ferriti lo presenterei come una specie di Jekyll e Mr. Hyde, perché nella sua vita cinematografica si sono alternate due grandi fasi. Prima la fase molto seria, molto Jekyll, di studioso, di semiologo, ormai nessuno sa più cosa vuol dire semiologo, ma non ha importanza. Scriveva delle cose molto complicate, su temi molto alti, ha scritto addirittura un libro su Rob Grier. Rob Grier non come leghista, ma come scrittore, perché era anche un critico letterario. Poi c'è stata una svolta nella sua vita, una svolta misteriosa, e di cui direi di parlarci subito, verso il cinema più popolare. Ha scritto quindi anche, credo, del cinepanettone addirittura, oltre a questo. Ha inventato il cinepanettone, pensate cosa? Come pure? Un male alle mani. Un male alle mani per il panettone? Un male alle mani. Per aver scritto il cinepanettone. Vedete che ha questi complessi così proprio da horror, da film dell'orrore. Un castigo di Dio per scrivere i film che in fondo diventano le persone, diventano pure. Come sta? Ecco, partiamo da questa piccola svolta, anzi, da questa folgorazione. Va bene, allora, in realtà la cosa non riguarda solamente me, ed è per questo che ne parlo volentieri, perché è il grande problema che riguarda il cinema. Cosa raccontare? Un film con la trama oppure un film dove non c'è la trama? È la grande spartizione che ci sono fra i film. Alcuni registi, alcuni autori dicono che la vita non ha trama. Allora, per essere più realisti, vengono fatti film dove non c'è trama. E devo dire che sono i più aderenti alla vita, sono i più realistici. Però altri invece fanno altra scelta, e cioè raccontano film dove c'è una trama forte, e sono i film forse più cinematografici, sono i film più anche amati dal pubblico. Allora lui, io rispondo a questa domanda: dove è avuto questa folgorazione? Allora, io vengo da studi letterari quando studiavo all'università di Pisa, studiavo la letteratura francese, nello stesso tempo scrivevo su una rivista raffinata, Cinemefilm, con Moleste, i film che nascevano da questa rivista, che erano quelli più favoriti, più auspicati, erano i film senza trama, cioè i film antonelliani, i film cotardiani. E un giorno in treno, proprio uno dei viaggi tra Spezia e Roma, dovevo leggere un libro per i miei esami di Stendhal, che è uno dei miei scrittori preferiti. Questo libro si chiama Cronaca italiana. Il Stendhal, nella prefazione di questo libro, dichiarava il suo grande amore per l'Italia. Perché gli piaceva l'Italia? Gli piaceva l'Italia per la sua arte. Da una parte Rossini, Cimarosa, la musica giocosa, divertente, futile, la gioia, il puro piacere. L'altra cosa che piaceva a Stendhal, che ha preteso di essere sepolto con la scritta non nemmeno italiana ma milanese, perché gli piaceva la passionalità italiana, gli piaceva il fatto che gli italiani fossero passionali, addirittura al punto di arrivare alla tragedia, a una conclusione sanguinosa delle loro storie. Infatti, il cronaca italiano sono tutte storie violenti, ambientate nel Rinascimento, nel 400, Beatrice Cenci, la Battista di Castro, Vanina Vanina. Allora io ho avuto una folgorazione.
lavorazione. Ma se questo è vero, e ho riconosciuto che era veramente vero, è così. Noi italiani siamo così. Ho detto, ma perché io devo andare dietro a film esangui che non raccontano nulla? Basta, io voglio buttare nel cinema commerciale, nel cinema dove ci sono le trame. Anche per un'altra ragione. Hanno chiesto a un rapinatore di banche americane che rapinava le banche, ma tu perché rapinavi le banche? Io ho detto, perché lì stanno i soldi. Io sono anche andato dietro ai soldi. Ora lo dico banalmente, ma per uno sceneggiatore è molto più bello, cioè la sua personalità viene più fuori se scrive un film dove c'è una trama. Se invece scrive un film dove non succede nulla, tutto il merito se lo prenderà il regista, diranno ah che bravo, e succede questo ancora oggi, non c'è nemmeno bisogno in questi film di uno sceneggiatore. Allora io per porlo proprio come sceneggiatore ho scelto questa strada, i film che raccontano trame, che fanno ridere o che fanno soffrire, ma con colpi di scena, con colpi di teatro, con punti di svolta. Sì, poi adesso mi hai tentato di completare quello che hai detto, non per contraddirti, ma per completarti, dicendo che poi ci sono anche film che raccontano le trame, ma poi hanno anche le digressioni. Il nostro neorealismo, che è una delle poche cose cinematografiche di cui siamo orgogliosissimi, è fatto così, ladri di biciclette, è fatto tutto di osservazioni casuali sul mondo dei nobili, sul mondo dei poveri, sul ristorante, sui disoccupati, però con una trama fortissima, che è quello che ha rubato la bicicletta, la ritroverà o no? Come farà a ritroverarla? Partendo da qui poi c'è la massima libertà, la bellezza dei film di Truffaut che tanto ci piacciono, se Baci rubato, oltre al suo capolavoro, è un film apparentemente senza trama. Lui stesso diciamo, ho fatto questa trama, se poi lo andate a vedere ci sono 15 trame che si intersecano. Il grande alfa è un grande a volte, il grande a volte alfa è un altro che fa dei film apparentemente senza trama. Quindi un discorso complicato e bello. Anche il vostro, c'era una volta in America, ma io finisco di parlare sempre di questo film, è un film che ha una trama molto complicata, però ha anche molte aperture. L'abbiamo sentito questi brani musicali, è un film che parla al cuore più che alla testa. È un film che ho visto tante volte senza mai capire, ho letto anche il copione che avete scritto, che mi hai dato, non ho mai capito completamente quella trama, ma non me ne importa. I film di Bogart, i noir, che sono tutti tratti da romanzieri abbastanza noti, sono film che ho visto tante volte e non voglio saprei raccontarvi la trama del grande sonno, so che mi piace, vi racconto i personaggi. Ecco quindi come si completa la cosa. La trama è un punto di forza del film. Un'altra è la tematica, perché certe tematiche sono più, siamo più sensibili che non ad altre, ma un'altra fondamentale sono i personaggi. Se il tuo personaggio è interessante, non mi importa esattamente di sapere perché ha fatto quella tale cosa. Certo, tu hai citato Antonioni e hai messo il dito sulla piaga, perché lì a volte anche i personaggi sono un po' poco appassionanti, i dialoghi sono un po' troppo cerebrali, è inutile ora spiegare, lì si salva, i film di Antonioni si salvano, non lo dico solo io per carità, per lo sguardo del regista. Ecco, dice, se dovessi dare i voti come faceva il povero Fava, la pagella, ai film, cioè i film di Antonioni darei sceneggiatura 5 e regia 10, perché è talmente forte, potente il suo sguardo che non mi importa di capire i dialoghi, anzi, certi film poi di Antonioni alla fine li ha fatti quasi senza... diventano quasi muti in certi momenti. Ma perché stiamo parlando di Antonioni? Io sono interessato. Non ho niente. Scusate. Alle cose che ha scritto lui. Hai ragione, anch'io. Perdonatemi, perché stiamo facendo dibattito da cinefono troppo. No, torniamo a Franco Ferrini. Dunque, oltre ad aver scritto questi 50 film sui quali abbiamo fatto una piccola panoramica, ci tengo a ricordare che l'anno scorso è uscito un suo libro abbastanza memorabile che si chiama C'è una volta il cinema, edito da Gremese, che potete trovare in tutte le librerie e che ha sulla copertina proprio una
immagine di Cernovolta in America. E questo libro è riempito di ricordi, di retroscena, di ricordi della vita professionale e del lavoro di Ferrini come sceneggiatore, non solo dei suoi incontri con gli attori e con i registi, ma anche proprio della bottega dello sceneggiatore. Poi ti faccio una domanda a tradimento, perché non c'è nel tuo libro, è una cosa che mi hai detto tantissimi anni fa, 30 anni fa me l'hai detta, e che non la dimenticherò mai, ma hai detto: nel mio lavoro il primo principio guida è il teorema della pettinatrice. Vogliamo spiegare cos'è? Allora, questa cosa qua non me la ricordo bene, però ora mi viene in mente. Allora, la cosa è così fatta, e questa è una buona regola della sceneggiatura. Allora, voi avrete... io andai a Roma e ottenni una specie di investitura, cioè Sergio Leone mi avrebbe preso come sceneggiatore di Cernovolta in America. Allora, sono tornato a Spezia, avevo una fidanzata e io ero desideroso, cioè non vedevo l'ora di dirle sono andata bene, cioè, ho vinto la lotteria. Sono andato a dirglielo dove stava, sotto il casco della pettinatrice. Lei non ha sentito. Questo è un momento cinematografico bellissimo. Questo è il cinema, gli inciampi, la sorpresa, cioè la vita che prende momento su quello che poteva essere una progettazione di un futuro, di una scansione, di una scena che doveva andare in un certo modo. E invece no. C'è un inciampo, non ha sentito questa cretina. Io pensavo che era la cosa più importante della mia vita, e lei invece stava lì, non ha sentito. Perché questo è veramente un momento cinematografico. Ecco, questo è quello che uno dei grandi sceneggiatori, i grandi registi catturano, questi momenti della vita. Quello è al di fuori della trama. È un momento magico, ma mi fa ben a ricordarlo. Ma in tanti film di Truffaut, che parlavamo prima di Truffaut, c'è uno fuori dal vetro che fa dei gesti, non si capisce che gesti fa, e da quello si deduce. Creando l'inciampo si crea la complicità, tu crei la complicità del pubblico, perché il pubblico si identifica in quella tua povera ragazza e cerca di... È anche un momento scocchiano. Nei film disco ci sono un sacco di scene dove capisci a gesti perché la persona è fuori dalla porta, oppure ci sono dei rumori, per esempio da quella porta lì potrebbero essere delle persone che parlano sul terrazzo, e noi decifrare, e decifrando si permette al regista e ai sceneggiatori di fare una sintesi, di evitare un dialogo inutile, troppo pesante. Questo è uno delle regole. Hai parlato succintamente di questa relazione profonda con Sergio Leone, e però il secondo grande nome della tua vita riguarda questa sera, riguarda il film di questa sera, è Dario Argento. Come l'hai incrociato, Argento? Allora, io ero un fan di Dario Argento come spettatore, ancora prima avevo fatto dei movimenti per Dario Argento. Però era ancora nella fase in cui, quando lui ha fatto il primo film, Uccello dalle piume di cristallo, io uno che ci andava, diceva Anne Moretti, vedo gente, faccio cose. Però in realtà il cinema era ancora una cosa lontana, era un sogno. Perciò a me i film da Dario Argento mi piacevano tantissimo. E mi facevano anche paura, molta. Quando ho cominciato a vedere qualche film nel carniere, tipo La città, La misura perfetta, Testa e croce, Io chiaro e scuro, avevo un soggetto horror e gliel'ho mandato, cioè l'ho cercato con un
un'operazione di intelligence, mi sono procurato il suo numero, perché era il mio sogno di lavorare con Italia d'Argento. A Roma veniva fatto un gioco, così, salottiero, il gioco della torre, tu chi vorresti butteresti giù dalla torre, chi salveresti, chi vorresti essere. Io una serata mi ricordo che ho risposto, io vorrei essere, tutti dicevano Fellini, io dissi, io vorrei essere Daria Nicomodi. Perché Daria Nicomodi? Perché Daria Nicomodi scriveva con Dario Argento. Cioè, Daria Nicomodi è una donna molto intelligente, era la moglie di Argento, era la compagna, non la moglie. E oltre a questo, io ho conosciuto una donna molto intelligente, bellissima, e che ha scritto con lui su Stiglia e Inferno. Perciò io avrei voluto essere Daria Nicolodi e sono diventato Daria Nicolodi, senza andare a letto con Daria Argento. Sono andato a letto con Daria Argento facendo la vecchia di Lugoni e sentimento con lui figlio. Com'è successo? L'ho avvicinato, l'ho contattato, ho telefonato, ho detto ho scritto un soggetto che potrebbe essere nelle sue porte, e lui mi ha detto va bene, lo lasci dal portiere, mi ha mandato l'indirizzo e io sono andato dal portiere, era agosto, il giorno di agosto l'ho lasciato, poi ho lasciato passare il tempo e poi il 25 agosto del 1983, cosa che io chiamo il D-Day, gli ho telefonato e gli ho detto vabbè, vorrei sapere, sono curioso. E lui mi disse, sì, ho letto, ho scritto bene. Quando dico ho scritto bene, vuol dire che non mi è piaciuto. E ho detto, però possiamo parlarne, possiamo vederci. E gli ha detto di andare a casa sua. Io sono andato, ho superato il portiere, sono salito e siamo messi a parlare di cinema. Un argomento che mi ricordo che abbiamo toccato è questo. I gialli radiofonici che voi giovani non potete conoscere, ma negli anni 50, quando la televisione non esisteva ancora, c'erano cioè un po' che c'erano i gialli radiofonici. E io stavo a sentire tutta la famiglia, un giallo radiofonico, dove c'erano due personaggi, che erano una specie di crociato, c'erano Tre Soldi e Boero. Lui li ha messi in un suo film, che si chiama Quattro Boschi di Ludo Grigio. Cioè questi personaggi sono Bud Spencer e Alberto Leonello e io l'ho beccato. Evidentemente mi è piaciuto poi altre cose. E a un certo punto mi ha detto, ma io ho l'idea, adesso devo pensare al prossimo film, devo fare il nuovo film, e potremmo parlare, insomma, farle insieme. Io quel giorno lì ho vinto la lotteria. Lì non c'è stata una nuova pettinatrice. Me ne sono andato a casa, ci siamo dati appuntamento per vedersi, un certo giorno, a una certa ora, ecco la pettinatrice. C'è Dario Argento e Maria. Vabbè, ok, c'è un ritardo normale, sono gente del cinema, romani, ritardatari. A un certo momento mi sono angosciato, cioè, ho chiamato a casa sua e mi hanno detto la figlia, mi ha detto Dario è partito, è andato a Zurigo, invece non era vero, si è presentato con altre due ore di ritardo, aveva raccontato una balla per i fatti suoi, è arrivato e da quel momento lì avrebbe cominciato a concertare questo film Fenomena, che nasce da un'idea sua, perché aveva sentito sempre alla radio una trasmissione dove veniva detto che gli insetti potevano servire per risolvere dei casi criminali, dei casi delittuosi. Ha detto adesso ho chiesto questo libro qua, era scritto in francese, se l'è fatto arrivare, e partendo da lì, da questo libro, perché i film nascono molto spesso da libri, da questa cosa qua, da insetti, e lui è nato Fenomeno. Fenomeno che loro vivono,
fenomeno è che la cui interprete è quella deliziosa ragazzina che voi forse ricordate, se avete visto sui Malotti in America, era la fidanzata di De Niro da giovane e avrà avuto 14 anni, forse anche 13, anche 13. Poi è cresciuta, cioè è cresciuta di un anno, che fa un anno dopo, ed è rimasta una bambina, però un po' meno bambina, e è diventata protagonista, si chiama Jennifer Connelly. Quel film disgraziato, che è stato per gli attori, c'è una volta in America, ha portato alla celebrità praticamente soltanto questa qui, perché De Niro ovviamente era già celebre, non ha portato tanta fortuna a Elizabeth McGovern, cioè la Deborah del concetto che avete sentito, che però potrebbe avere... Ma figurati. Sì, ha vinto l'Oscar con Gente Comune in Lodebrecht. L'aveva vinto prima, questo dopo la sinistra più. La vedrete invece domani sera, scusa, faccio degli spot a Barbara, la vedrete domani sera, se vi piace Downton Abbey, quella splendida serie inglese, sulla 5, cioè sul digitale terrestre numero 30, questa donna diceva una volta in America che è invecchiata poco, cioè dai 20 anni ai 50 è invecchiata poco. No, non è invecchiata, ma in Noah, no. Ah, no, non è invecchiata, la cosa che si è molto invecchiata, magra, lei è stupenda, bellissima, e anche il dolce della sua carriera, la bellezza. C'è un film con Dan Johnson e Virginia Max, dove lei è una bellezza stupenda, quindi il brano non mi ricordo il titolo. Non lo so, ma perché dici che ha nuociuto la bellezza? Perché a volte la troppa bellezza nuoce alle attrici. Per fare l'attrice ci vogliono gli zigomi, non le tette. Beh, anche non guarda, però gli zigomi sono importanti, vero? Allora, racconto questa storia perché è curiosa. Allora, Dario Argento andò in America per fare il casting, per cercare una ragazzina. Tra l'altro il distributore del film, che si chiama Goffredo Lombardo, il boss della Titanus, avrebbe voluto Ether Parisi. Come voi sapete che è Ether Parisi? Ma stai scherzando? Sì, volevano. Allora, quando Dario Argento mi ha detto Goffredo vuole Ether Parisi, io ho avuto un tracollo. L'ho anche incontrato, solo io, sono andato in uno stabilimento del cinema, la prima cosa che lei mi ha detto, mi sta parlando. Questa è una cosa bella, americana. Era la classica, ragazza americana, un po' sbagliata, e era sopra l'età, c'era 20 anni, faceva ridere, cioè questa qua che parla con sé, cioè è del Parisi, che hanno visto tutti in televisione, secondo me non avrebbe avuto un effetto di realtà, sarebbe venuta meno la sospensione dell'incredulità, che è la base del cinema. La magia del cinema consiste nel far sospendere l'incredulità, e non solo al cinema, in un film come questo. Se poi uno fa l'altro di bicicletta, non c'è problema di sospensione dell'incredulità, perché è tutto vero. Qui no, il fenomeno c'è quasi niente di vero, perciò deve stare bene attenti. Allora, lui è andato in America, gli era piaciuta la figlia di Liv Ullmann, non so se voi sapete chi è Liv Ullmann, che è un di sette giovani, è un radioattrice di Bergman, che lui è un po' pedantesco, pure io, si dovrebbe dire Ingmar Bergman, non Ingmar. È solo Claudio che fa, perché lo dicevo così bene, io lo dico all'italiano. Ingmar Bergman. E insomma, è tornato e io gli dissi, ma se c'era una volta in America, c'è questa qui, c'è una ragazzina stupenda, perché non era ancora uscito il film, perché stiamo parlando del 1983, 84, c'è una volta in America, uscito nel settembre 84. Allora c'era una proiezione privata, c'è una città, qui ero invitata, fatto venire da Gaggetto, la vista, e ha detto: sì, è quella lì.
e l'ha presa. E tra l'altro, stranamente, questa attrice è una di quelle con cui io più ho, per cui ho più scritto, perché c'era un fenomeno, poi un altro film, Etoile, che lui ha citato prima, di Peter Delmonte. E nel tuo libro, quell'altro, parli anche, hai anche un dialogo con questa Jennifer Connelly. Cosa mi siete detto? No, allora dovrei tomare. Ma non avete fatto un po' di amicizia? No. Ma non ti è venuta la tentazione di conoscere questa stupenda ragazza? Sì, sono andata a vedere le riprese in una scuola dove viene girato il collegio svizzero. Sono andato lì a vedere quello discretamente, perché ero rimasto scottato. Io sono molto discreto, sono spezzino. Ero lì, stavo a guardare, perciò l'ho visto, mi sono presentato, però non ho mai avuto un rapporto con Jennifer Connelly. Vi racconto un aneddoto curioso. Allora, mentre giravamo questa scena, c'era l'attore Donald Pleasence, che voi vedrete nel film nella parte di un entomologo, che è una grande parte. Allora, questo, come gli attori inglesi o anglosassoni, lui quel giorno lì non doveva girare, però era presente sul set, perché gli attori anglosassoni sono molto professionali, vanno a vedere anche quando loro non sono in scena quello che fanno gli altri a favore del film. Gli attori italiani non credo che lo farebbero, oppure se sarebbero lì starebbero, no, non ci andrebbero. Allora Donald Pleasence leggeva un libro che si chiama Giorni di Burma di George Orwell. Io ho preso atto e ho detto, un attore che legge. Un anno dopo io avevo scritto un altro film che si chiama Sotto non scrivo niente, dove c'era Donald Pleasence che fotografava tutto. Un giorno mentre girava si era dimenticato in gara d'albergo la macchina fotografica. Allora io mi sono offerto di andare a prendere nel suo albergo una macchina di produzione, mi ha portato nel suo albergo, sono andato in camera sua e ho visto, eccolo lì sul comodino, quel libro lì, I giorni di Burma. Cioè, lo stava rileggendo, oppure ci ha messo un anno a leggere. Abbiamo parlato di Enter Paris, abbiamo parlato di Jennifer Connelly. E non di Romina Power, che ne parliamo, perché anche lei c'entra con quel film di Leo. E c'è un'altra protagonista molto bella del film, che è uno scimpanzé. Volevo capire come è stata ricordata, poi trattata. Allora, qua. Tanto l'avete visto, cioè in questo film ha visto il film, allora in questo film c'è la figura di un entomologo, c'è un entomologo che studia gli insetti, che serviva per il film. Allora, prima giustamente Oreste ha detto che gli sceneggiatori devono creare dei personaggi al di là della trama. Questo è vero, è la cosa più importante. Mi pento di aver dato troppo valore alla trama. Sono più importanti i personaggi. Questa può essere anche, voglio dire, un'apertura su quello che è il cinema, da uno quello che l'ha fatto. Giustamente Oreste ha detto prima bene, se tu chiedi a uno per strada, raccontami la trama dei film con Humphrey Bogart, Il grande sonno o Il falcone maltese, non è in grado di raccontarla, però si ricorda l'atmosfera e si ricorda i personaggi, si ricorda che Bogart io mi ricordo per esempio che Bogart aveva una amante, la donna del suo socio, che è un investigatore privato. L'importante per chi volesse scrivere, per chi volesse fare il cinema,
o scrivi, la cosa più importante non è né la trama e la non trama, sono i due soggetti. Ora mi sono perso, già stavo parlando. Parlavi di, secondo me stavi parlando di fenomeno. Di fenomeno, ma non solo. Allora, questo è il monologo. Cosa avete fatto del film? Sarebbe stato il depositario del sapere. Parlava, diceva, saccente, sì, è così, così, così. Questo personaggio agiva, risulta odioso. Nel cerchio del sceneggiatore viene chiamato il grillo parlante. Non è un grande ruolo, è un brutto ruolo. Allora abbiamo cercato di modificare. Inizialmente avevamo pure pensato che era il protagonista, poi abbiamo cambiato idea. E per evitare che fosse il grillo parlante, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo su una sedia a rotelle. Era paralizzato. Questo non voglio anticipare. Allora, l'alcuno sulla sedia a rotelle, avevamo letto, sapevamo, che una cosa curiosa, avevano come assistente una scimmietta, un sodalo di Dario Argento, si chiama Giorgio Romero, poi ci ha fatto un film sopra, con una scimmietta molto piccola che si chiama Wistiti, che fa da badante a qualcuno paralizzato. Allora, sarebbe stato le scimmie sono tra gli animali più intelligenti che ci siano al mondo, sì. Più dei cani, sì, dicono che la scimmia si fa la musica. La scimmia è come un bambino di 5 anni. Più intelligenti che le scimmie. Ma no. Sì, perché non ho una grande manualità. Allora, per essere esatti, la scimmia sarebbe dovuta essere molto piccola, però per allenarla, a fare certe cose ci vogliono 6-7 mesi. Allora, Dario Argento doveva fare il film che nella sua carriera, un film molto importante questo, perché si era diviso dal padre e dal fratello, si era messo per conto suo. Questo era un film molto importante per lui. Era il primo film che faceva senza il padre e senza il fratello, prodotto da lui da solo. Per cui anche per me era da Scudiero, una impresa molto importante di aiutarlo in questa cosa. E credo che siamo riusciti, perché il film ha grande successo. Il valore dei film, secondo me, è quello di scavalcare gli anni. La prova è quella degli anni. Sono 30 anni adesso. Non saremmo qui se non avessi questa forza di scavalcare gli anni. Io credo che se quando uno lo vede, dice, ma sembra fatto il giorno prima, non 30 anni fa. Questa è la forza dei film. Allora, con la sua praticità, con la praticità degli uomini di cinema, disse, ma io non mi posso permettere di aspettare 6-7 mesi, non voglio andare subito, con tutte le frega. E prese un babuino che oggi ha 60 anni, se è ancora vivo, che aveva recitato un film che io ho scritto, che si chiama Bingo Bongo con Celentano. E l'hanno fatto poi, ma non sarebbe esatto, però diciamo che ha funzionato. E tra l'altro il primo titolo di Fenomena sarebbe stato La scimmia, non dico la seconda parola, perché se no potrei rivelare troppo, non voglio rovinare la visione. Poi venne scelto il titolo Fenomeno. Il titolo Fenomeno l'ho scelto io, perché Dario Argento era andato a Zurigo per fare il sopralluogo, è tornato, e a Zurigo c'era stata una mostra sulla scienza che si chiama Fenomeno. Allora, io dissi, questo è il titolo, Fenomeno, perché è molto congeniale la storia, non solo per la protagonista, ma anche per altri. Il distributore, Goffredo Lombardi, creò un problema, il PH, e disse, ma il pubblico, una volta si diceva la casalinga di Bobera, che era l'ideale del pubblico, poi cambiò il piumino di Crotone. Dice, il piumino di Crotone
Il più o meno di rottura è lo spettatore che va al cinema con il bomber. E non se lo toglie. Lo spalle, no, come si diceva il contadino in televisione, non capirà il contadino. Invece c'è non saprà pronunciare questa parola perché c'è il bianca. E allora Dario Argento gli disse, ma allora gli fece l'esempio del Doria. Sapete, ce lo dico da Ligure, da San Nova, il Doria. In quell'epoca il Doria aveva come sponsor Fonola. Giocava Trevor Francis nel Doria in quegli anni là. Sapete chi è Trevor Francis? Non lo so. E disse Dario Argento, nessuno pronuncia Fonola. E poi c'era una rivista che forse si sta ancora adesso, che è Foto, che si scrive PH8, quindi è un grande tifoso, guarda, dunque si sono fatte le ore piccole perché il tempo vola, il tempo tirano, eccetera. E cosa vorrei dire? Ecco, no, vorrei intanto ringraziare moltissimo Franco per la sua disponibilità e per il suo talento che ci ha un po' messo, ha voluto un po' condividere in qualche modo, condividere con noi pelle della sua saggezza. E vorrei ricordare ancora, non ne avete bisogno, poi che avete tutti visto il film, ma che questo è un film, mi piace far tornare sempre i mondi a pettine, questo è un film particolarmente adatto a Sesto Levante, Fenomena, perché è il più fiabesco, è il più baia delle favole, è il più disdegnato dei film. La prima mezz'ora non c'è sangue, anche più di mezz'ora non c'è sangue, e c'è questa stupenda bambina che parla con gli insetti. Pensate, gli animali più disgustosi di solito, più invisibili, più inaccarezzabili che ci sono al mondo, sono gli insetti. E invece Dario Argento e Franco Ferrini li hanno trasformati in animali poetici. Pensate per esempio a questa bambina, ma ho pensato a lei quando prima durante il concerto hanno fatto le musiche del Mago di Oz, perché era un po' come la Judy Garland che andava nel bosco con quegli animali. Insomma, spero che vi divertirete e che lo vedrete fino alla fine. E ringrazio tantissimo e faccio tutti gli auguri che si fanno con questa iniziativa di Cristiano e dei suoi amici del Cinema Baia. E vi auguro che con tanti anni, una sola tanti anni.